Per chiudere la serie di lezioni dedicate ai vettori in componenti cartesiane, esaminiamo ora come sia possibile eseguire operazioni fra vettori utilizzando le componenti cartesiane e non un metodo grafico. Vogliamo prima di tutto esaminare l'operazione di somma. Noi sappiamo che dati due vettori A e B, sommare due vettori dal punto di vista vettoriale vuol dire trovare un terzo vettore C che si ottiene graficamente grazie al metodo del parallelogramma o al metodo punta coda. Ma se i vettori A e B sono noti con le componenti cartesiane, possiamo facilmente ricavare le componenti cartesiane anche del vettore C. Infatti, il vettore A si può scrivere nella sua notazione cartesiana come ax versore x più ay versore y. Questo è la scrittura del vettore A. Più il vettore B è noto in componenti cartesiane bx versore x più by versore y. Questo è la rappresentazione del vettore B. Adesso riordino i termini di questa somma. Posso scrivere ax versore x più bx versore x, cioè ho messo all'inizio tutti i termini che contengono il versore x, più ay versore y più by versore y. Ax versore x e bx versore x sono due vettori che giacciono sull'asse delle x. Sono entrambi multipli del versore e posso quindi raccogliere il versore e ottenere nella parentesi la somma delle componenti cartesiane ax e bx. Stesso ragionamento sul versore y, posso scrivere ay più by per il versore y. Che cosa ho ottenuto? Che il vettore C ha come componenti cartesiane cx, cioè la componente che moltiplica il versore x, che è data dalla somma delle componenti cartesiane di ax e di bx. E l'altra componente cartesiana cy è data dalla somma di ay più by. Io quindi qui ho fatto tutta la dimostrazione di come si ottiene questo ragionamento, ma se mi trovassi in un problema e mi venisse dato immediatamente il valore delle componenti cartesiane, diciamo a meno 2, 6, b 4, meno 5, e mi si chiede, trova le componenti cartesiane del vettore C dato dalla somma di A più B. Che cosa devo fare? Immediatamente scrivere che la componente Cx sarà data dalla somma della componente AX più la componente BX, cioè meno 2 più 4 più 2. La componente Cy è data, come abbiamo imparato, dalla somma delle componenti AY e BY. E quindi in questo caso AY vale 6, BY vale meno 5 e quindi ottengo più 1. Immediatamente, senza bisogno di scrivere, di disegnare e di ottenere per via grafica i risultati, posso subito dire che il vettore C può essere scritto in notazione cartesiana come più 2 versore x più 1 versore y, oppure che il vettore C a componenti cartesiane più 2 più 1. Se il problema mi chiede a questo punto il modulo di C e il suo orientamento, non devo far altro che calcolare il modulo di C come quadrato di Cx più quadrato di Cy, tutto sotto radice, e l'angolo che C forma con l'asse delle x, o meglio, che la direzione su cui C si trova forma con l'asse delle x, calcolando l'arco tangente,
di cy su cx. Quanto abbiamo imparato riguardo alla somma di due vettori? Abbiamo imparato che l'operazione fra i vettori si riflette in un'operazione fra componenti, cioè se io devo calcolare il vettore c dato da a più b, le sue componenti saranno date molto facilmente dalla somma delle componenti x di a e di b. E la somma delle componenti y di a e di b. La stessa cosa si può dimostrare, vale per qualunque altra operazione fra vettori. Ad esempio, se devo eseguire una differenza fra due vettori e devo determinare il vettore d dato da a meno b, la componente x di d sarà data semplicemente da ax meno bx, cioè riporto l'operazione fra i vettori in un'operazione fra componenti. E dy sarà dato da ay meno by. Allo stesso modo, se dovessi eseguire la moltiplicazione di un vettore per uno scalare, ad esempio, se dovessi determinare il vettore e dato da 3 volte il vettore a, le componenti di e sarebbero semplicemente ax dato da 3 volte la componente ax. Ed ey dato dal prodotto di 3 per la componente ay. Volendo complicare ancora la situazione, se dovessi determinare un vettore f dato da 2a meno 3b, la componente x di f sarà data da 2 volte ax, la componente x di a, meno 3 volte bx e la componente y di f sarà data da 2 volte la componente ay meno 3 volte la componente by. Questo è un fatto molto importante, l'operazione fra vettori si riflette in un'operazione fra componenti. Per quelli di voi che hanno già avuto modo di studiare gli schemi di corpo libero e la dinamica, è lo stesso ragionamento che si fa nel momento in cui dalla relazione vettoriale F uguale m per a, dove F rappresenta in realtà la sommatoria di tutte le forze applicate al corpo, si ricavano le due relazioni fra le componenti di F e di A lungo gli assi, e quindi si scrive che la somma delle componenti x dei vettori forza dà come risultato m per ax componente x del vettore accelerazione, la somma delle componenti y dei vettori forza dà come risultato il prodotto della massa per la componente y dell'accelerazione. Ed ecco che questo è il modo in cui normalmente si affronta un problema dopo aver rappresentato lo schema di corpo libero. Dunque, le componenti cartesiane dei vettori sono un modo molto comodo per eseguire operazioni fra vettori, senza necessità di ricorrere ai metodi grafici, con maggiore precisione di solito, e sono la base di molti procedimenti utilizzati nella fisica.